Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Inside Mobile Legends. Prima di cominciare, vogliamo presentarvi uno dei più grandi progetti nella storia di MLBB, il Project Next. L'obiettivo del Project Next è quello di portare l'esperienza di gioco su un altro livello, sia tramite le correzioni degli eroi, sia attraverso una magnifica esperienza audiovisiva. Inoltre, con le storie degli eroi, vogliamo presentarvi una Landa dell'Alba sempre più ampia e definitiva. Iniziamo dagli eroi. Ogni volta che introduciamo nuovi eroi e nuove meccaniche di gioco su mobile, riceviamo spesso delle lamentele, perché sempre più eroi cadono nel dimenticatoio a causa della loro inefficienza. Vi abbiamo dato ascolto e vogliamo attuare dei cambiamenti. Vogliamo migliorare le meccaniche degli eroi iniziali per far sì che ognuno di loro sia unico. Di conseguenza, vogliamo dotare ogni eroe di meccaniche sempre più elaborate, così tutti potranno condividere i riflettori sul campo di battaglia. Oltre a ottimizzare l'esperienza principale, puntiamo a rifinire gli artwork, gli aspetti visivi e la qualità audio dei nostri eroi. In più, un altro elemento su cui abbiamo posto particolare attenzione nel Project Next sono i controlli. Il team di mobile ha sempre cercato di unire comodità e precisione nel miglior modo possibile, in modo tale che sia giocatori esperti che i principianti possano godere di un'ottima esperienza di gioco su smartphone. Siamo lieti di vedere che i nostri sforzi stanno dando i loro frutti. Sui dispositivi mobili la visuale è sempre stata il tallone d'Achille dei MOBA, a causa delle dimensioni limitate dello schermo. Da questo punto di vista stiamo facendo del nostro meglio per offrire un'esperienza di gioco più intuitiva e reattiva. Tutto ciò di cui abbiamo appena parlato è solo una piccola parte del Project Next. Potremmo non essere in grado di effettuare tutti i miglioramenti e le correzioni in questo aggiornamento, ma vi assicuriamo che l'attesa sarà breve. Perciò restate connessi per scoprire tutte le novità. Adesso scopriamo insieme cosa si cela tra le novità in arrivo. Abbiamo preparato un aggiornamento totale per la nuova stagione. Ci saranno correzioni, ottimizzazioni, un eroe rinnovato e il nuovo eroe Yuzong, che arriverà il 19 giugno. In questo aggiornamento il nostro obiettivo principale è stato il bilanciamento dei tank, per offrire un'esperienza migliore ai giocatori che li usano. Abbiamo cercato di aumentare i loro danni per renderli più versatili in battaglia. Vogliamo che i tank siano una vera minaccia per i nemici, oltre che adatti a subire danni e resistere agli effetti di controllo nei teamfight. Per esempio, abbiamo rimosso i danni riflessi della seconda abilità di Gatot Kacha e aggiunto un nuovo meccanismo alla sua passiva. Adesso, quando subisce danni, il suo raggio d'attacco aumenta e il suo attacco base successivo è potenziato. Così può infliggere danni maggiori. Ora, Gatot Kacha, dopo aver subito un bel po' di danni, può prendere l'iniziativa e sferrare un brutto colpo ai nemici. Abbiamo anche migliorato il sistema di carica della sua seconda abilità. Ora il tempo di carica determina solo il raggio d'attacco dell'abilità, mentre la durata della provocazione rimane invariata. Crediamo che questo cambiamento possa velocizzare l'uso della sua seconda abilità quando si utilizza l'intera combo. Un altro eroe che abbiamo potenziato in questo aggiornamento è Hilda. Abbiamo aumentato di molto lo scudo che riceve quando entra nei cespugli per permetterle di dominare l'area della giungla. Inoltre, abbiamo notevolmente aumentato i danni della sua ultimate quando è alla massima potenza. Questo fa di lei un tank da non prendere sotto gamba nelle fasi avanzate di gioco. E non ci siamo certo dimenticati di uno degli eroi più popolari tra i nostri giocatori, Balmon. Abbiamo potenziato la sua seconda abilità, Ciclone Rapido. Ogni volta che la utilizza e colpisce un nemico, i danni inflitti a quest'ultimo aumentano sequenzialmente. Ciò gli permette di avere la meglio nei combattimenti più lunghi. Per di più, abbiamo aumentato la rigenerazione che ottiene dalla sua passiva. Gli eroi della Landa dell'Alba tremeranno dalla paura di fronte alla sua ascia. E non è finita qui, sono stati migliorati anche eroi come Johnson, Baxia, Grock, Ruby e molti altri. Ed ecco le buone notizie. Tutti gli eroi menzionati saranno in sconto nel negozio subito dopo l'aggiornamento. Non farteli scappare! In linea con i cambiamenti agli eroi menzionati prima, abbiamo anche rinnovato l'incantesimo di battaglia Vendetta e l'emblema Tank Attacco e Difesa. L'effetto di rigenerazione di Vendetta è stato rimosso. Ora, finché è attivo questo incantesimo, rende il giocatore immune ad alcuni dei danni che subisce. Ciò rende l'incantesimo Vendetta più reattivo e adatto a diverse situazioni. Attacco e Difesa è stato rinnovato e rinominato in Esplosione Concussiva. Ora, gli attacchi base del giocatore infliggono danni ad aree
aria dopo un certo lasso di tempo. Esplosione concussiva aumenta i danni inflitti dagli eroi e permette di eliminare i minion nelle corsie più facilmente. Come se non bastasse, abbiamo abbassato il prezzo di alcuni equipaggiamenti di difesa per far sì che i tank riescano ad ottenere gli oggetti di grado avanzato. Così facendo, crediamo che i tank possano svolgere un ruolo più offensivo senza rinunciare alla loro resistenza. Per incoraggiare tutti i giocatori a comunicare amichevolmente in battaglia, abbiamo aggiunto una nuova funzionalità: i comandi rapidi. Tieni premuto su qualunque pulsante di segnale per accedere ai comandi rapidi. Grazie alla tendina dei comandi rapidi, i giocatori potranno segnalare se l'ultimate è in ricarica. Qual è la differenza di oro tra le squadre e altro? Utilizzando la tendina, i giocatori possono anche consigliare di attaccare i mostri della giungla. In più, tutti i messaggi della chat vocale veloce verranno letti dalla voce fuori campo per mettere subito al corrente gli alleati di ciò che succede. Adesso potete collaborare meglio in squadra e comunicare con molta più comodità. Abbiamo rinnovato la sezione di ban e di scelta per renderla più intuitiva. Anche la funzionalità dei suggerimenti è stata ottimizzata per una maggiore comodità. Ora, durante la fase di ban e scelta, i giocatori potranno scegliere direttamente l'incantesimo, l'emblema e la skin, subito dopo aver selezionato l'eroe. Per far sì che più giocatori si divertano a giocare con degli amici, abbiamo aggiunto una nuova funzione al canale squadra. Il proprietario del canale può condividere il link alla lobby nel canale della squadra, al quale potranno accedere gli amici membri per unirsi alla partita. Inoltre è stato aggiunto il preinvito. I giocatori possono preinvitare i membri della loro squadra mentre questi sono in partita, per giocare insieme nelle battaglie successive. Niente più attese inutili. Oltre ai cambiamenti interni alla battaglia e alla funzione per le squadre, abbiamo aggiunto il tab personalizza nella pagina del profilo del giocatore. Ora sarà possibile aggiungere informazioni sui ruoli preferiti, su quando sia online e selezionare dei tag personali per aiutare gli altri a trovare dei compagni di gioco simili. Yuuzhong, il più grande nemico dei combattenti orientali, è l'artefice dei disordini nell'altare del drago. Si unirà a noi in battaglia il 19 giugno. La tempesta è sicuramente in arrivo. Niente meno che il migliore tra i migliori. Yuuzhong può infliggere ingenti danni e possiede effetti di controllo continui, oltre ad avere una straordinaria resistenza. La sua ultimate gli permette di trasformarsi in un drago in grado di liberarsi sul campo di battaglia e respingere tutto ciò che lo ostacola. L'incredibile effetto della sua ultimate ti sorprenderà. Yu Sanshin aveva un meccanismo di attacco unico nel suo genere, grazie al quale poteva cambiare arma a seconda della distanza tra lui e i suoi nemici. Abbiamo però notato che questo sistema non veniva sfruttato appieno dai giocatori e che poteva essere migliorato. Perciò abbiamo deciso di apportare delle correzioni a Yu Sanshin per migliorare il suo sistema di attacco e renderlo decisamente più divertente da giocare. Ci auguriamo davvero che torni ad essere uno degli eroi più originali della Landa dell'Alba. Sveleremo tutti i cambiamenti in un altro video, perciò restate sintonizzati. L'evento speciale ideato per Yuuzhong, Rinascita del Drago, verrà lanciato dopo l'aggiornamento, non perdetelo. Estes, Masha, Kimmy e Ling sono altri 4 dominatori di draghi che avranno una skin esclusiva. Attenti ai trailer in arrivo. Finalmente qualcosa di nuovo per Magic Chess. È in arrivo un evento a tempo limitato in cui sarà possibile ottenere delle fantastiche ricompense. Non perdetelo se siete fan di Magic Chess. Bene, per questo aggiornamento è tutto. Se avete consigli per Mobile Legends, scrivete pure un commento qui sotto. Non dimenticate di lasciare un like se vi è piaciuto il video. E seguite il canale per rimanere sempre aggiornati. Alla prossima, ci vediamo nella Landa dell'Alba. Download for free. Mobile Legends, bang bang.